Buongiorno gente, come andiamo? Oggi è l'8 di dicembre, io me la sto vivendo con moltissima calma. Mi sono alzata alle 10, io ho letto nel letto, mi sono bevuta una tisana, ho fatto workout super natalizio con mia sorella e ho pranzato, dopodiché l'unica cosa che intendo fare è fare questo video e parlarvi un po' dei miei ultimi acquisti perché domenica scorsa sono andata a farmi un giro a Milano per i negozi. Ho fatto qualche ordine online perché giustamente si avvicina il Natale e uno anziché comprare regali per gli altri li fa prima di tutto per se stesso perché ovviamente ti meriti di farti un regalo a fine anno. Non so neanche da dove cominciare perché sono super entusiasta dei miei acquisti, di tutti, proprio non ce n'è uno che non mi entusiasma. Tra l'altro, alcuni di questi li ho comprati proprio andando in giro per negozi, cosa che non facevo da tempo. Domenica scorsa ero un po' proprio in burnout totale, avevo bisogno di svagarmi un po', di vivere un po' il mood natalizio che c'è a Milano e allora ho scritto a una mia amica e siamo andate a farci un giro insieme in Duomo e sono rimasta super sorpresa di quello che ho trovato, anche perché questa mia amica Marcella, che alcuni di voi la conoscete già, mi ha portata in un sacco di negozi che non avevo mai visto ed è una delle cose che punto di fare, di scoprire posti nuovi a Milano. Il primo acquisto che vi voglio far vedere perché lo voglio anche indossare subito è questo. Praticamente negli ultimi video che ho pubblicato su Instagram indossavo sempre questo rossetto bellissimo, lip gloss super carico di Kiko, ma non so dove è finito. Proprio io non, cioè difficilmente perdo le cose, ma questo rossetto non si trova proprio più. Io per ridere dico che è una delle personalità, quella personalità lì ha deciso che non vuole più essere sfruttata e allora l'ha nascosto per non essere più incastrata in nuovi video, ma non funziona così. Ho comprato un altro rossetto, stavolta ho preso una matita di MAC, è la solita matita per le labbra. In passato ho usato già questa matita, ma altri colori. E stavolta quando sono andata per comprare uno di quei due colori non mi ci ritrovavo più. Ho detto, ma com'è possibile che li ho usati in passato? E quindi ho comprato questa matita qua, che adesso a rivederla mi sembra super super carica. Il colore è vino e la voglio indossare subito così vedete anche voi l'effetto. Devo solo prendere uno specchio. Arrivo! E wow, l'effetto è proprio quello che cercavo. Ci sono diversi motivi per cui preferisco la matita al rossetto. La prima in assoluto è il sapore. La matita è in sapore, mentre i rossetti hanno quel sapore un po' strano che mi ricorda l'infanzia e un momento in particolare quando ho mangiato il rossetto di mia mamma e mi ha lasciato un sapore veramente orribile in bocca. E da quella volta lì non sono più riuscita a tollerarli. Qualche volta ho usato dei rossetti, ma proprio ci sono state pochissime occasioni. Poi la matita è molto più facile da applicare, molto più facile da stendere, molto più facile da dare la carica giusta che si vuole. E poi non fa grumi, cioè non c'è tutta quella quantità di prodotto sopra, cioè proprio come usare acquerello sulle labbra piuttosto che mettere qualche cosa sopra, che è la cosa che invece riscontro con il lip gloss colorato, che dopo un po' comunque carica tanto le labbra di prodotto e quel prodotto lì poi fa grumi, si sbava, mentre la matita è proprio perfetta, è proprio la soluzione perfetta. Questo colore è proprio quello che cercavo, quindi sono ancora più contenta di questo mio acquisto. Poi altre cose che ho comprato, ma che non trovo. Spoiler. Adesso ve lo faccio vedere.
Ho ricomprato il mio mascara perché è il mio Luxurious Lashes di Kiko. Ho fatto diversi tentativi per cambiarlo, ma non perché fossi scontenta, ma giusto per scoprire cose nuove, anche da condividere con voi, ma nessuno di quelli che ho provato mi hanno dato soddisfazione. Questo in particolare mi dà un sacco di soddisfazione. Wow! Vabbè, questo è proprio il mio colore, per cui andrà insieme a moltissime cose. Comunque, questo qua è un mascara classico, non è in plastica come si usa adesso, che è una cosa che a me non piace, non mi ci trovo e quindi non le acquisto. Questo mascara qua fa un effetto veramente spettacolare, super naturale, super bello. E qui entra in scena l'acquisto precedente, un tentativo che avevo fatto. Fatto sta che è andata molto male. Anche questo ha la spazzolina con, non so come si chiamano, vabbè, ditemelo voi nei commenti. Comunque, è una spazzola classica e questo mascara incurvato waterproof. A parte il discorso waterproof, che appunto è perfetto per non lasciare segni sugli occhi, per non colare, è proprio pessimo, le ciglia rimangono tutte dritte così, sparate, non vengono incurvate ed è come se fossero appesantite dalla quantità di mascara, che sia poca o tanta, proprio si ottiene un effetto bruttissimo, sembra che io non abbia ciglia. Invece con un semplice mascara come l'altro l'effetto è super bello, perché io di ciglia ne ho, solo che sono un po' chiare e quindi devo proprio valorizzarle un po' con il mascara. Purtroppo questo si è rivelato un pessimo acquisto e non lo ricomprerò, anche perché non l'ho finito, probabilmente lo utilizzerò solo quando andrò in montagna quest'inverno, giusto per non avere l'effetto panda sugli occhi, ma se no non lo userò più. Vi ho fatto vedere un piccolo spoiler e allora a questo punto vediamo che cos'è, di cosa si tratta. Sono entrata in questo outlet in via Torino, l'outlet si chiama, non mi ricordo, Crazy Outlet. Non so se c'è ancora cioccolato italiano, non ci ho fatto caso, ma è più o meno a quell'altezza lì. E a parte che mi sono innamorata di tantissime cose che c'erano lì dentro, quello che mi ha proprio rubato il cuore è questo. Vi faccio vedere intanto i colori, perché mi ricordano il bubble gum, è proprio bellissimo, ed è un cardigan con le maniche extra oversized. Vi voglio far vedere come sta addosso perché è bellissimo. Eccolo qua. È un cardigan abbastanza lungo in tutto ciò, ma quello che mi ha fatto proprio innamorare sono queste maniche giga. È come stare dentro un abbraccio proprio super super morbido e super caldo. Anche mettendogli una cintura qua sarà comunque perfetto, oppure volendolo si può proprio tenere addosso come una coperta super calda e super stilosa. Poi il colore, vabbè, non ne parliamo, è stupendo, è un colore che mi mette un sacco di allegria, e se solitamente io non compro cose a righe, non ne ho tantissime, questo è proprio uno di quegli acquisti che rinnoveranno sicuramente il mio armadio, perché è una cosa particolare. Tra l'altro mi ha fatto piacere andare in questo posto, anche perché ho potuto scoprire marchi nuovi di cui non avevo minimamente idea, tra cui anche questo, il Vic B. Super contenta del mio acquisto. Questo lo potrò anche indossare magari con un paio di jeans skinny, chiari ovviamente, e un top lampone sotto, così come con questi pantaloni qua in vellutino, e a quel punto lì diventa un outfit super invernale. Poi ho fatto un giro dentro un altro negozio in via Torino, si tratta di un negozio nuovo e si chiama Muy Mucho.
ed è questo negozio di cose per la casa, gadget, dove ci sono veramente cose super carine e tutte molto mood naturale, stile naturale, non tanto colorato, uno stile che chi mi conosce da un po' saprà che a me piace tanto. E allora ne ho approfittato perché ho trovato dei packaging per i regali di Natale. Non ho preso i regali, però intanto mi sono portata avanti con le scatole. Ho preso questo set di tre scatole componibili per regali, sono di tre dimensioni diverse e sono in cartone colore naturale e con questi alberelli super cute sopra. E poi ho preso delle buste perché si sa, quando devi fare anche dei regalini piccoli, pezzi che non sono dentro una scatola e non hanno una forma precisa, allora è difficile impacchettarli e quindi è più facile utilizzare dei sacchettini. Qui abbiamo dei sacchettini in carta con due motivi, uno con il biscotto di Natale e uno con le stelline. Sono di nuovo di dimensioni diverse, sono tre dimensioni diverse. Due per ogni stampa. Questi, quando sarà il momento di impacchettare i regali, saranno veramente super utili. Poi ho fatto di nuovo un ordine su eFarma. Quello che mi sta piacendo ultimamente di eFarma è che da quando hanno cambiato proprio gestione, sono stati presi da Atida, hanno cambiato il packaging e il packaging è una delle cose belle che ti arriva insieme ai prodotti. In questo caso, ad esempio, c'è la scatola natalizia dove c'è la scritta "Oh, è arrivato un carico di salute e benessere" che ti mette già di buon umore. E poi la scatola contiene anche dei messaggi utili. Crediamo in te, spunta i tuoi buoni propositi per il nuovo anno. Smettere di rimandare, bere 2 litri di acqua al giorno, iniziare ad allenarsi, seguire una skincare routine, inseguire i propri sogni. Di questi 5 punti, io devo dedicarmi bene a due in particolare, che ho già iniziato a fare, a tre in particolare. Di acqua ne bevo già, allenarmi mi alleno, ma sono carente un po' nello skincare. Ed è una cosa che sto invece migliorando ultimamente, e adesso vi spiego meglio. Smettere di rimandare invece e inseguire i propri sogni per me vanno insieme, ed è anche questa una cosa che sto facendo seriamente in questo periodo, e nel 2024 sarà proprio il focus dell'anno. Ditemi se non è una cosa carina questa. Comunque l'ho già aperto perché avevo bisogno dei prodotti che c'erano dentro. Ma che cosa ho comprato? Questo alla fine ci interessa. Io di solito compro su eFarma perché ordino un integratore in particolare. Questo è di base la motivazione ed è questo integratore qua. È un integratore che utilizzo da tempo, ma che non ho mai fatto vedere qui perché comunque ho sempre pensato che quando si tratta di salute, di medicinali, farmaci, integratori, bisogna affidarsi al proprio medico, ma ho deciso di parlarvene perché so che questo è un problema che accomuna tante ragazze e se magari posso aiutarvi a trovare una soluzione che poi andrete comunque a parlare col vostro medico per capire se può essere adatta per voi. Ma preferisco dirvelo piuttosto che no in questo caso, perché è una cosa che io sto cercando di sistemare da sempre e questo integratore mi sta aiutando. Ora, di nuovo, vi dico, queste cose sono molto particolari, molto bisogna fare molta attenzione perché si tratta appunto della salute del proprio corpo e quindi bisogna valutare e capire se quello che vi sto facendo vedere va bene per voi. Intanto va bene per me e quindi lo condivido. E si tratta di questo integratore qua a base di inositolo e acido folico, si chiama Inofert e di solito lo prendono le donne che cercano una gravidanza. Io in questo momento non sto cercando una gravidanza, ma lo uso per contrastare i sintomi provocati dall'ovaio policistico
tra tutti gli studi che ho fatto tramite dottori internet e gente che si occupano di naturopatia, praticamente sembra che l'inositolo aiuti a regolare gli zuccheri nel sangue e che quindi aiutano a migliorare questa condizione, per cui si riesce a regolare un minimo il ciclo e i sintomi diventano un pochino più gestibili. Per cui io in particolare uso in offerta HP, ma ce ne sono di diversi tipi, per questa ragione qua vi dico parlatene col vostro dottore se soffrite di ovaio policistico e vedete un po' se può fare il vostro caso. Io lo sto prendendo perché prendere la pillola per me non è una soluzione, non è una cosa che mi interessa introdurre nel mio corpo e quindi preferisco delle cose un pochino più naturali, anche se comunque si tratta di chimica. Ecco, questo è il motivo di base. E in offerta appunto su eFarma è molto più conveniente come prezzo, costa 4 euro in meno rispetto che in farmacia, quindi è un affare per me. Faccio sempre il carico perché dovendo comunque prenderlo tutti i giorni, a lungo andare quei 4 euro fanno la differenza. Poi però ne ho approfittato per prendere anche altre cose e appunto dicevo, stiamo parlando di skin care. Io ultimamente mi sono cominciata a prendere cura in modo molto particolare della mia pelle, del viso e sto vedendo i benefici. In tanti mi stanno dicendo che la mia pelle è cambiata, la mia faccia è più luminosa. E penso sia dovuto a questo in particolare che adesso è finito e che ricomprerò, ma è questa crema qua di Avène, la Clearance, una crema per la notte per pelle con imperfezioni. Ho notato che questa crema qua proprio purifica la pelle, mi ha fatto buttare fuori un sacco di punti neri, cosa di cui ho sofferto da sempre. E mi ha proprio illuminato il viso. Fatto sta che comunque penso sia più un trattamento, quindi non vada utilizzato proprio sempre solo quello e quindi lo ricomprerò da utilizzare a notti alterne. E poi però nel mentre mi sono ricomprata la crema per il viso, quella da giorno, e questa ormai penso che diventerà la mia crema, non ne userò un'altra fino a quando questa non mi stancherà proprio la pelle. O magari ne troverò un'altra giusto da averne due come alternative, però ecco, ho ricomprato il Relasteel Hydro Tensor. Questa è una crema gel anti rughe e opacizzante. È proprio perfetta, migliora proprio l'incarnato e la mia pelle che è sempre stata un po' mista, che tendeva a diventare lucida, adesso non lo fa quasi più e a volte la sento un po' secca. Ovviamente io sto crescendo e quindi anche la mia pelle cambia, però sento che questi due prodotti in particolare, utilizzati insieme, uno la notte e uno di giorno, mi hanno proprio dato un sacco di benefici. Per la notte adesso, per avere una coccola in più per il viso e quindi per idratarlo un pochino di più, ho preso quest'altra crema di Relasteel, la voglio provare, non l'ho provata ancora mai, per cui ve la faccio vedere, poi vi dirò come mi trovo. È la crema antirughe riempitiva e rimpolpante con collagene, acido ialuronico e complesso illuminante. La voglio appunto utilizzare per la notte, dovrebbe idratare un po' la pelle e rimpolparla. Vedremo come va. Poi di nuovo per prendermi qualche coccola in più anche nel periodo natalizio, ho comprato queste maschere di Api Vita per provarle perché i prodotti di Api Vita mi piacciono un sacco, ma non ho mai provato le maschere. Ho preso la maschera purificante e sebo regolatrice perché appunto al carbone, poi ne ho presa una all'aloe ed è idratante e rinfrescante. E poi ovviamente in inverno e in autunno è bello coccolarsi un po' con i profumi della stagione e quindi ho preso questa maschera alla zucca che è una maschera detox. Sono due per pacco
E l'idea è quella di fare maschera e film insieme a mia sorella, per passare un po' di tempo insieme. Poi, altre cose che ho preso per il viso, ho preso questo gel per lavare il viso, per togliere via il make-up, ed è Nuxe Rêve de Miel. Sogno di miele, un gel detergente struccante, lenisce, ammorbidisce ed è indicato per le pelli secche o sensibili. Appunto, vi dicevo, la mia pelle sento che si sta seccando un po' e quindi ha bisogno di un po' di coccole. Vi dirò anche questo come va. E poi ho preso un altro gel per il viso. E questo invece è di Uriage formato mini per pelli sensibili, di nuovo perché comunque anche se ho sempre avuto la pelle mista, la mia pelle del viso è molto sensibile, molto delicata, si irrita molto facilmente e se uso prodotti non adatti si soffoca, si arrabbia con me e mi butta fuori dei brufoli. Quindi questa qua l'ho presa in particolare per averla per il beauty da viaggio. Sono tutti prodottini nuovi, per cui li devo prima provare e poi vi dirò come mi trovo. Passiamo ora all'ultimo acquisto, il più atteso perché sono mesi che non lo sto comprando, mesi che sto soffrendo, mesi che ho provato a dirmi no, non ne ho bisogno, ma in realtà mi mancava tantissimo e con il Black Friday ho trovato una super offerta e ne ho approfittato subito. Ho ricomprato il mio profumo. Per mesi ho pensato che potevo sceglierne un altro e quindi ho provato diversi profumi, ma nessuno mi ha convinto davvero. E allora ho deciso di ricomprare il mio profumo, il Flower Bomb di Victor & Rolf. E ragazzi, quando ho visto l'offerta non ci volevo credere perché questo profumo ormai in alcune profumerie costa anche 150-160 euro e io l'ho trovato su Sephora a 80 euro, per cui ho fatto subito acquista e lo voglio mettere perché l'ho finito praticamente a giugno, l'ho finito a giugno, mi sei mancato tantissimo. L'ho finito a giugno e non l'ho più ricomprato, ma non ricordavo quanto fosse buono. Adesso ce l'ho proprio anche nella bocca perché ovviamente ho parlato mentre me lo stavo spruzzando, però a parte essere bellissimo, si presenta in questa confezione qua, come appunto una bomba. È il profumo più buono che abbia mai utilizzato. Lo uso da più di 10 anni ormai e da quando ho scoperto questo profumo non l'ho più cambiato. Ho avuto dei profumi nel mentre un po' diversi, ma nessuno mi ha mai fatto innamorare quanto questo. Basta! Direi che questi sono gli acquisti. So che ne farò degli altri, quindi vi do appuntamento nei prossimi video da queste parti. Nel mentre vi saluto, vi mando un mega abbraccio gigantesco. Mi raccomando, prendetevi cura di voi e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!